Liberi.tv Riccardo Cristiano, quelli che state per vedere sono gli interventi relativamente alla presentazione del libro di Gianni De Seta, La conchiglia d'argento, che si è tenuta lo scorso 29 gennaio a Foscaldo. Buona visione! Grazie, buonasera e benvenuti a tutti. Io porto i saluti dell'amministrazione comunale tutta, del sindaco che doveva essere qui questa sera, ma per problemi di salute. Purtroppo è nel letto con febbre 39, quindi non è potuto essere qua. Con Gianni c'è un'amicizia storica di famiglia, però devo dire una cosa, ci tengo a dirla, che nell'ultimo periodo ci siamo riavvicinati perché un attimino ce l'avamo, come dire, persi. E questo mi fa piacere perché comunque ogni qualvolta ho la possibilità di parlare con Gianni, dà sempre spunti importantissimi. E spero e mi auguro che anche per il bene di Foscaldo che questo, come dire, collegamento che si è ricreato possa portare, sono convintissimo che porterà frutti a Foscaldo. Volevo ringraziare in modo particolare la signora Lina, la proprietaria di casa, e gli faccio gli auguri di una pronta guarigione. Io sono particolarmente, come dire, legato a questo posto, ma non da tanto tempo, dire. Sono cresciuto qua, ho vissuto qua, però è circa un anno che con un gruppo di amici che vengono chiamate o ci siamo chiamati le meraviglie del posto, abbiamo iniziato un attimino una rivoluzione nel centro storico. Questa è forse il palazzo più antico di Foscaldo. Qua viveva la famiglia Vaccari, che è una delle famiglie più importanti dell'epoca, faceva parte delle 10 famiglie più importanti di Foscaldo. E qua a me piace pensare che questo è il centro storico, è il cuore del centro storico di Foscaldo per eccellenza. La prima cinta, sì, infatti. E noi, il giorno 2 febbraio, abbiamo fatto un evento importantissimo. Prima, sentendo le note del sax di Nicola e della chitarra, mi è venuto in mente quello che è stato fatto il 2 di febbraio, il canto delle pietre. E pensavo che se è vero che le pietre cantano, già ne parlano, dall'altra parte ci deve essere anche la predisposizione a saperle ascoltare. E chi meglio della famiglia De Seta, con Pietro De Seta prima e Gianni adesso, sono stati in grado di ascoltare il canto o quello che le pietre avevano da dire, e riportato anche sui libri. Però da un po' di tempo c'è un gruppo di persone che sta iniziando ad ascoltare e a sentire questo canto, io direi lamento, un lamento iniziale. E mi viene in mente un post che hai fatto tu qualche tempo fa, dove dicevi che Foscaldo si era adagiato, quasi addormentato, però oggi c'è un risveglio, c'è, come dire, si sono accese le luci, abbiamo portato allegria. E mi piace pensare che in alcuni periodi, come il Natale appena trascorso, in questo quartiere si respirava quasi un'aria magica e diversa. E noi, in questo momento sto parlando da amministratore, ma da membro del gruppo Le Meraviglie del Borgo. Ci piace pensare che questo sogno che stiamo portando avanti, questo sogno chiamato Foscaldo, deve continuare. E anzi, come dire, invito tutti a darci una mano affinché Foscaldo possa ancora di più risplendere. E vi do una notizia su cui sto lavorando insieme al sindaco, insieme all'amministrazione. Proprio in questi giorni abbiamo avviato le pratiche per far sì che Foscaldo possa rientrare nei borghi più belli d'Italia.